Tra i termini più usati per descrivere l'aspetto sociale del tempo che passa ce n'è uno, generazione, che meglio degli altri raccoglie il senso profondo di questo concetto, perché al di là della sua etimologia, dal latino genus, che sta per nascita, stirpe, la parola racconta da una parte il processo per cui esseri viventi ne producono altri suoi simili e dall'altra la discendenza, intesa come trasmissione di valori e di saperi acquisiti con l'esperienza. Due concetti apparentemente elementari che tuttavia possono incepparsi, come accade a Nico Incerti, il protagonista dell'ultimo libro di Paolo Cocchi. Da una parte la decadenza fisica e psicologica che inficia la capacità di riprodursi e dall'altra il senso di una storia che perde, almeno apparentemente, punti cardinali in cui riconoscersi. È così che le fasi, quei grandi momenti che hanno scandito la vita di chi è nato negli anni 50, diventano la spina dorsale dell'architettura valoriale di una generazione che ricalca in eventi come il crollo del muro di Berlino, gli anni di piombo, Mani Pulite e molti altri, speranze e fallimenti della propria esistenza. E la vita che avanza, arrivando all'età adulta e poi ai principi della vecchiaia, tende ad amalgamarsi con un sottofondo latente e nostalgico di occasioni perse che provocano una sorta di fastidio costante ma accettabile, come le vecchie cicatrici, perché questo infatti sono. Allora viene da chiedersi se nella deriva psicologica dell'individualismo spinto che caratterizza le società odierne non ci sia anche lo zampino di una storia divenuta negli anni troppo liquida, dilatata, velocissima nel susseguirsi di fatti che non danno più riferimenti chiari e certi, come se oggi, con una sorta di crisi di appartenenza ad un determinato contesto socioculturale, un tempo dettato dai meccanismi delle classi sociali e rappresentato da organismi di raccolta, vedi i partiti o i sindacati, l'uomo occidentale e più propriamente italiano si trovasse fuori contesto, spaesato, carente di un'identità che finisce per ricercare altrove, magari laddove questa stessa sia più chiara e riconoscibile, come nei movimenti di ultradestra. E per porre due domande, tra le tante, quanto questo scollamento ha contribuito al formarsi di una generazione cuscinetto, quella degli anni Ottanta, e perché, a fronte degli insegnamenti della storia, sono sempre i nostri padri ad ergere, 30 anni dopo, muri e fili spinati? Benvenuti in studio. Allora, ci sono un po' di domande in questa scheda iniziale che noi riportiamo volentieri, insomma, con una bella discussione ampia con l'autore del libro che sentivate anche nella scheda, L'inversione di spin, qui in studio Paolo Cocchi, che saluto e ringrazio. Buonasera, benvenuto. Grazie a voi. Allora, c'è questo, c'è molto altro, dopo parleremo anche propriamente del libro, ma noi oggi abbiamo titolato 30 anni dopo, perché insomma, due giorni fa era stato l'anniversario del crollo del muro di Berlino e c'è anche questo come fase storica di quelli riconosciuta insomma nel libro di Paolo Cocchi come uno dei momenti, dei punti chiave, dei punti di svolta, no? Della nostra storia. Vorrei partire però dalla fine della scheda, da quella domanda finale, se è d'accordo. È strano pensare che 30 anni fa qualcuno ha abbattuto dei muri che oggi in qualche modo poi gli stessi rappresentanti politici di quella generazione, in mente Trump per dirne uno, ma tanti altri, li rialzano, sintomo che forse poi alla fine della storia non la si impara sempre nel profondo. Ma io penso che la storia non sia maestra di vita, o meglio lo sarebbe, chi la studia capirebbe anche quali sono gli errori da non fare, ma poi finisce che gli errori si rifanno sempre, ogni generazione sbaglia sempre, a modo suo, però ripete spesso gli stessi errori. 30 anni fa abbiamo vissuto una grande illusione. E l'hanno vissuta, diciamo, i fautori del mercato, dell'Occidente, quando hanno pensato che al neoliberismo si aprissero campi sconfinati e, diciamo, senza più conflitti, senza più nemici. Mi ricordo un libro che tutti conoscono, che parlava di fine della storia. Era un politologo americano di origine giapponese. E quella era sicuramente una grande illusione, perché il neoliberismo ha sì dilagato, ma ha trovato nuovi ostacoli, ha trovato nuovi nemici nei fondamentalismi religiosi, nella stessa globalizzazione delle culture che il mercato induce, perché poi finisce che il nostro Occidente, imperniato sui valori della democrazia, della tolleranza e così via, si trova ormai ad ospitare culture diverse, linguaggi diversi e non riesce più a tenersi insieme, a giustificarsi da un punto di vista dei valori. Perché in fondo questo Occidente era un Occidente cristiano, era un Occidente monoculturale, monoreligioso fondamentalmente. E l'illusione ha riguardato anche la sinistra, secondo me. Io ne sono stato un testimone, un protagonista, diciamo, e ho sbagliato per quanto mi competeva. Perché anche noi abbiamo pensato che ci fosse un nuovo inizio. Il segretario del Partito Comunista di allora, Achille Occhetto, parlava appunto di un nuovo inizio.
E invece era la fine, non era un nuovo inizio. È l'inizio della fine. Non era la fine del comunismo, quindi di un regime autoritario, eccetera, e l'inizio di un socialismo dal volto umano, l'inizio di un socialismo democratico. In realtà la fine del comunismo è stata anche la fine della socialdemocrazia, perché è stata la fine di una fase storica. Si è chiuso il Novecento e la sinistra sta ancora cercando una propria ragione di riproporsi. Ecco, la prima domanda su questo, no? Perché lo citava lei, lei insomma ha fatto, dove ho sbagliato anch'io, diceva, no? C'è abbastanza, ne è stata fatta di autocritica secondo lei, perché poi in realtà alcuni di quei rappresentanti ancora oggi ci sono, ancora oggi magari siedono in Parlamento, ma al di là dei nomi singoli, no? C'è stata una seria autocritica secondo lei su questo? Ma non lo so, io ho letto, io non mi occupo più di politica e non leggo più tanta politica come un tempo, però ho visto per caso, me l'ha segnalato mia moglie, un'intervista di D'Alema sull'Huffington Post che certo. Trovo molto interessante perché diciamo tenta una riflessione un po' più staccata dal quotidiano e appunto riflette su che cosa è successo in questi ultimi 30 anni, che cosa è stato fatto da un punto di vista del lungo periodo, della lunga durata, direbbero gli storici francesi, perché la cronaca politica per chi la vive è una grande, diciamo, fonte di inganni, c'è poco da fare, con questo lo diceva anche Machiavelli, no? A cui piaceva tantissimo fare politica tutti i giorni, però poi per dare una rappresentazione un po' più, diciamo, di lunga durata, ha dovuto stare in esilio a San Casciano e scrivere Il Principe. Guardarla un po' da fuori, diciamo così, da fuori, sì. Estraniarsi un po'. Senta, ma perché secondo lei, perché il muro di Berlino poi è diventato così, ha permeato così le coscienze poi di tutto il mondo, nel senso un fatto, tra virgolette, insomma, peculiare, no? Di uno Stato che apparteneva comunque a una certa storia di un certo paese, poi in realtà è diventato emblematico per un, appunto come diceva lei, per uno spartiacque storico. Perché lo è stato fin dall'inizio un simbolo. Il muro di Berlino fu costruito, diciamo, alla fine di quel tira e molla estremamente teso, complicato, che era la spartizione e le sorti della Germania nel dopoguerra, no? Alla fine Berlino si trovò divisa in più settori. Una parte della città rimase nell'Occidente, ma era all'interno del mondo comunista, era all'interno della Germania democratica. E il leader di allora, mi sembra si chiamasse Ulbricht, prese questa decisione per evitare la fuga, gli ingressi in realtà di molti cittadini dell'est a Berlino. Naturalmente Berlino Ovest fu subito utilizzata dal mondo occidentale come una grande vetrina di propaganda, certo. No? Insomma, lì si combatté, no? Diciamo, una delle prime diciamo, battaglie della Guerra Fredda, il regime comunista decise la costruzione del muro, che fu immediatamente un simbolo di prigione, no? Perché insomma, alla fine devi rinchiudere i tuoi cittadini, anzi devi rinchiudere l'Occidente all'interno di un muro per impedire la libera circolazione delle persone. Insomma, fu subito un colpo gravissimo, un simbolo. Poi ci fu Kennedy, come ricorderete, che andò a Berlino e disse "Ich bin in Berlin". Insomma, lì si è giocato subito sul teatro europeo, tutto il simbolico della Guerra Fredda si è concentrato su Berlino e sul muro. Quindi il suo crollo è stato giustamente il simbolo che ha segnato anche la fine di un'epoca storica, anzi del Novecento, come ormai tutti gli storici sono concordi nel dire. Sì. Senta, come dire, come secondo lei, per ritornare un po' alla domanda iniziale, come certi eventi, questo in modo particolare, no? Soprattutto per la parte politica, ma poi come dire, come certi eventi sono diventati dei capisaldi nella vita, delle pietre miliari, no? Dei punti in qualche modo di dire ok, sono arrivato qui, da qui si ha la percezione che qualcosa cambierà. Cioè, oggi è più difficile immaginare che certi eventi storici cambino radicalmente, o forse semplicemente perché lo viviamo, come diceva lei, non abbiamo la percezione distaccata degli eventi. Sì, questo che dici è sicuramente vero, perché diciamo la reale portata di ciò che si vive la capiamo sempre dopo. Questo vale per gli eventi storici, ma vale anche per i fatti della vita privata. Sì. Quante volte, ripensando a quello che ci è capitato,
riconosciamo a posteriori, e tant'è vero tutti i proverbi popolari, no? se potessi rinascere, se, quindi certo. Voglio dire, è così, è un po' è il destino dell'uomo, è come l'uomo è fatto, no? Noi viviamo tutti immersi nel presente perché abbiamo un corpo, siamo persone fisiche, quindi viviamo le passioni del presente. E poi questo presente si sviluppa in una storia e questa storia la vediamo dopo che è già stata vissuta, quando è la somma del presente che è ormai passato. Io penso che questo sia un dato. I greci, che sono i primi in Occidente che hanno cominciato a parlare di filosofia, di storia, di poesia, ma hanno un po' inventato tutte le forme letterarie e spirituali che ancora oggi pratichiamo, già questi temi sono già presenti i greci. Esiodo, che è il primo poeta dell'Occidente, 600 anni prima di Cristo, diceva: ma si stava meglio prima. Lo diceva, lui era un contadino che coltivava un podere vicino ad Atene e coltivava nudo, perché allora i contadini lavoravano nudi. E diceva: si stava meglio prima, perché c'era l'età dell'oro. Senta, ritorno al muro, no? Perché c'è un personaggio nel suo libro, poi nella seconda parte ne parleremo anche ampiamente, che dice una frase piuttosto interessante, che sostiene, il personaggio si chiama Libero e dice: per Libero era più di una sconfitta il crollo del muro, era la certificazione di non avere un futuro, nemmeno quello che rimane ai vecchi per interposte persone nel retaggio, nell'eredità morale, perché quei ragazzi che demolivano il muro con accanimento festaiolo gettavano un discredito perenne su quello che al di là del muro si era tentato. Tutto sarebbe stato dipinto come un unico orrore e spinto a forza nel deposito dei rottami storici. Già dilagava la nuova teologia presentista, ne erano pieni i giornali e le televisioni, che solo i vincitori portano la verità nel mondo e che la sconfitta nasce sempre solo dall'errore. Sintomo che, come dire, questo personaggio rappresenta anche qualcuno e poi in quel muro, in quel crollo di quel muro, ha visto anche una sconfitta, no? Ma sì, diciamo, Libero è un po' il condensato di tanti vecchi comunisti che ho conosciuto, che mi hanno formato, che sono stati i miei maestri e che ho amato moltissimo. Spero di aver reso nel romanzo sia il dramma di questo venir meno di un'ideologia, di un modo di pensare, insomma, questo drammatico essere appunto ormai un rottame storico, è brutto, però diciamo bisogna vedere le cose per come stanno. Questi uomini hanno vissuto un dramma vero, perché io ricordo sempre Alessandro Natta, che è stato l'ultimo segretario del Partito Comunista Italiano e che era certamente un uomo assolutamente degno, oltre che un uomo molto colto, che commentò la caduta del muro, al di là di ogni ipocrisia, di ogni tentativo di rigiocarsi, eccetera, disse: hanno vinto loro. Quindi lì c'era un acume, secondo me, maggiore di chi vedeva il nuovo inizio. Perché quegli uomini hanno capito che finiva un'epoca e che non era facile iniziarne un'altra. Perché il tentativo di costruire una società non fondata sul mercato era stato un compito immenso che aveva mobilitato risorse e speranze immense, aveva anche conseguito dei risultati significativi. In qualche momento della storia l'Unione Sovietica è stata un esempio anche per molta intellettualità dell'Occidente. Negli anni 30, quando c'era la grande crisi in America, il capitalismo sembrava aver fallito, tanti intellettuali americani simpatizzavano con i sovietici. Oggi sembra incredibile, no, ma è successo questo. Tutto questo si è rivelato un esperimento sociale, fallimento, e non un fallimento per motivi esteriori, non per i nemici, no? A un certo punto un altro personaggio dice: abbiamo fallito perché abbiamo avuto troppi nemici. No, il fallimento non è stato dovuto, sicuramente nemici sono stati nemici cattivi, nemici sanguinari, però il fallimento non è stato per questo, il fallimento era perché il progetto era sbagliato, perché l'uomo non è come il marxismo ce lo ha raccontato e come noi abbiamo pensato fosse, cioè un essere perfezionabile fino a diventare, diciamo, plasmabile completamente da una società uguale. Non è così. Non è così. Senta, brevemente, poi tanto riprendiamo dopo. Qualcuno avrebbe detto: però Natta, insomma, era facile parlare così perché lui non era di là dal muro, perché di là dal muro non è che si viveva molto bene, o no? No, non si viveva bene, tant'è. Io mi sono iscritto al Partito Comunista Italiano nel 1975 e ti posso garantire che non c'era nel Partito Comunista Italiano nessuna volontà di emulazione. C'era una difesa del campo,
cioè sentivamo quel mondo come un mondo che in qualche modo stava contribuendo a costruire qualcosa che tutti volevamo, ma che non volevamo fare in quel modo. Quindi era una specie di amicizia con contratti anche di inimicizia. Poi tutto questo è stato esemplificato nell'opera di Berlinguer che ha fatto la famosa... Però nessuno di noi voleva fare come in Russia volevamo fare nel 18, cioè la rivoluzione. Certo, ma è un'altra cosa. Ma è un'altra cosa. Allora ci fermiamo per qualche minuto, torneremo tra pochissimo, parleremo ancora e anche più propriamente del libro, però insomma cercando anche di attualizzarla, perché di spunti anche di riflessione su quello che poi è diventata la società odierna evidentemente ce ne sono. Solo qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio. Bentornati in studio, allora stiamo parlando con Paolo Cocchi, visto che insomma proprio pochi giorni fa ha presentato il suo nuovo libro L'inversione di spin. Abbiamo in realtà parlato poi dei 30 anni del crollo del muro di Berlino, di come è cambiata, di come sta cambiando, e magari cercheremo di fare in questa seconda parte di parlare anche rispetto a come cambierà la società dei prossimi anni. Però vorrei entrare, mi farebbe piacere entrare nel discorso del libro che prende spunto diciamo dalle fasi storiche, le fasi con la F maiuscola, per raccontare poi l'esistenza. Esistenza, o più di un'esistenza in realtà, e in modo particolare partendo da una coppia di persone, Nico Incerti e Clara, che hanno dei problemi, diciamo, vivono dei problemi di coppia che fanno da contraltare appunto ai grandi fatti della storia. Allora facciamo così, partiamo dalla scheda di Samuele Conti, proprio sul libro, e poi ne parliamo in studio. Sabato 9 ottobre 2019 è stato presentato presso la Biblioteca Comunale di Barberino di Mugello il nuovo romanzo dell'ex sindaco di Barberino e assessore alla cultura della regione toscana Paolo Cocchi, L'inversione di spin, edito da Mauro Pagliai. Il romanzo traccia una parabola generazionale attraverso la storia di un rapporto di coppia, quello tra il narratore Nico Incerti, classe 56, e Clara Bevilacqua. Nico ripercorre i momenti salienti del proprio passato, arrivando a comprendere la sua sconfitta ed elaborare, nella ritrovata solitudine del paese natale, una forma di privata saggezza e accettazione del proprio destino. Durante la presentazione è intervenuta la psicologa Benedetta Pazzagli. Credo che in questo libro ci siano delle tracce importanti, soprattutto in relazione a tre tematiche che mi hanno particolarmente colpito: quella della feritoia, quella della perdita, il tema della perdita e il tema della trasformazione. Sicuramente da un punto di vista psicologico e psicoterapeutico il libro, la scrittura è una forma di terapia, di cura, e quindi in questo libro troviamo una trasformazione dei personaggi principali, in particolare del personaggio, che merita forse un approfondimento, una lettura. Uno dei pensieri adottati dall'autore è stato forse quello di uscire da un linguaggio assertivo, fatto di affermazioni che devono convincere, per abbracciare invece un linguaggio letterario, fatto di narrazione e racconti. Il passato è sempre un cumulo di macerie che opprime dei sepolti vivi. Per questo bisognerebbe dimenticare e ricostruire. Allora, io vorrei partire su questo libro proprio dal titolo. Come mai l'inversione di spin? Che cos'è? Che cosa significa? Sì, il titolo viene spiegato a un certo punto del libro, del romanzo. In realtà è il titolo di un romanzo nel romanzo. Il protagonista a un certo punto scrive un romanzo d'amore, un romanzo d'appendice, un romanzo leggero, e lo porta alla sua ex moglie, che è diventata un editore. In realtà lui scrive questo romanzo anche nel tentativo di sedurre di nuovo sua moglie, insomma c'è anche forse... Un secondo fine. C'è sicuramente un secondo fine, ma si sviluppa anche una situazione abbastanza comica, perché... però insomma chi la leggerà la vedrà. E questo romanzo, nel romanzo, si intitola L'inversione di spin. Si intitola L'inversione di spin perché lui è a letto di una sonda che è stata mandata nello spazio molti anni prima, dove in una placca di rame di 30 cm per 20 era un po' condensato come messaggio agli eventuali extraterrestri tutto il sapere, diciamo, degli umani e degli uomini. E fra le molte immagini e i molti messaggi c'era appunto anche la formula, l'inversione
dell'inversione di spin dell'atomo di idrogeno, che secondo gli autori della NASA dovrebbe essere una specie di messaggio attraverso il quale, se gli extraterrestri sono, come si suppone, molto più intelligenti di noi, dovrebbero riuscire a capire che cosa è il nostro concetto di spazio-tempo e di materia. Quindi mi è sembrata una cosa talmente, no, non dico, diciamo, buffa, perché è una cosa seria, la NASA è una cosa seria, però, insomma, e allora ha detto che... Insomma, un po' una scommessa. Sì, caso, assolutamente. No? Che possono capire una cosa del genere. E quindi l'inversione di spin è un po' la quintessenza di ciò che siamo. Siamo probabilistici, siamo casuali, come la meccanica quantistica. Noi pensiamo di avere il controllo della situazione, in realtà non abbiamo il controllo di nulla. L'elettrone si sposta casualmente, non lo troviamo mai dove pensiamo dovrebbe essere, è un po' come la nostra vita, che non arriva mai nel punto in cui l'avevamo pensato dovesse arrivare. Senta, nel fallimento, cioè tra i fallimenti, verrebbe da dire, insomma, in qualche modo vengono toccati o interpretati anche da questo romanzo, che poi in realtà è anche un romanzo che ha una chiave anche in positivo, e poi ne parleremo, c'è anche quello molto personale, poi, no, della vita di coppia. Sì, certo. È paradigmatico, diciamo così, cioè ha un senso poi anche più profondo. Ma diciamo, questa storia si è sviluppata, le storie poi si sviluppano un po' anche da se stesse, no? Uno comincia a scrivere, poi insomma i personaggi si muovono in parte anche con una loro autonomia, diventano vivi, hanno quasi una loro soggettività, no? E a un certo punto questa difficoltà che il protagonista ha di gestire le proprie emozioni, perché ha delle ferite dall'infanzia, insomma, è un personaggio un po' contraddittorio, non sempre simpatico, non sempre simpatico, come siamo un po' tutti, perché ha anche molti difetti. Insomma, non riesce a tenere insieme questo rapporto. Clara è una donna vitale, una donna anche più semplice di lui, ma anche più essenziale, più legata, diciamo, alle emozioni vere. Vuole diventare madre, lui non può accontentarla perché è sterile. Allora lei vorrebbe un'inseminazione artificiale, ma lui non la vuole perché gli ripugna l'idea del seme di un altro nel corpo della moglie. Insomma, si sviluppa una dinamica che mina alla fine il loro rapporto, che per lui, diciamo, è stato fin dall'inizio, lui è un militante comunista, un insegnante di scuola, e ha cercato, come spesso facevamo negli anni 70, di costruire un blocco compatto fra il suo pubblico e il suo privato, per cui il matrimonio per lui era una fase di costruzione, non voglio dire del socialismo, sarebbe ridicolo, ma comunque, diciamo, era un modo di portare il suo piccolo tassello alla costruzione di un'umanità migliore. Lui usa spesso questo termine, no? Avevamo costruito un rapporto, no? Questa metafora della costruzione. E a un certo punto, insomma, si ritrova diciamo, in mezzo a una strada, insomma, e quindi è un fallimento che in qualche modo dialoga con i fallimenti che nel frattempo il comunismo, in cui il comunismo incorre a livello politico e sociale. C'è un capitolo in cui il crollo del matrimonio e il crollo del comunismo, diciamo, si intrecciano proprio nella narrazione, nel capitolo che si intitola Crash Test. Senta, da dove nasce questo libro per Paul Hawke, in questo senso? Ma nasce, diciamo, intanto da un ozio forzato, come tutte le letterature, perché però io ho avuto anche l'impressione a un certo punto di, perché non ci si imbarca in una fatica come quella di scrivere un romanzo di 300 pagine così per passare il tempo, ecco, diciamo, ci deve essere qualcosa che preme, qualcosa che secondo l'autore deve essere detto, e deve essere detto in quel modo lì e non in un altro modo. Per me è stato un po' anche un ritrovarmi, non è stato solo, cioè un riscoprire qualcosa che c'era anche prima. Ora, Benedetta Pazzagli, che è una psicoterapeuta, credo junghiana, ha detto che la trasformazione è sempre un ritrovarsi. Io su questo sono abbastanza d'accordo. Lei tra tre parole chiave me le sono segnate: ferita, perdita, trasformazione. Insomma, la terza era effettivamente quella forse che traspare in maniera più chiara anche a chi, come dire, non si occupa direttamente di analisi della psiche, come appunto la Pazzagli, che abbiamo potuto vedere anche noi. Senta, una domanda, perché poi in realtà questo fallimento, no, che è un po' anche una delle parole chiave del libro,
poi in realtà trova un punto di svolta, a un certo punto, se non di svolta, un punto di presa di coscienza, avrebbe da dire, forse meglio. Cioè il fatto che poi a un certo punto comprendere la sconfitta, il fallimento, aiuta in qualche modo, se non altro, ad avere coscienza di sé, quindi a ritrovare una sorta di come dire, sì, chiusura del cerchio personale, di saggezza interiore? Sì, nel senso che quantomeno le ferite smettono di bruciare. Insomma, quando si capisce, o si crede di capire, no, che fallire è inevitabile, e quindi i propri fallimenti appaiono sotto una luce diversa, si accettano, diciamo, ci facciamo una ragione. Le ferite bruciano di meno e la vita comunque continua sempre, e quindi continua in forme ancora aperte, perché insomma nessuno sa che cosa ci riserva l'avvenire, e bisogna, credo, affrontare l'avvenire sempre con molta curiosità. Io questa non me ne è mai venuto a meno, anche nei momenti, diciamo, più bui. Magari sono venute meno le speranze, sono venute meno l'illusione, ma la curiosità mai, la curiosità di vivere assolutamente. Credo che la curiosità di vivere corrisponda all'istinto vitale. Uno che perdesse la curiosità di vivere, credo sarebbe un serio candidato al suicidio, perché insomma. Senta, mi viene in mente una domanda, no? Mentre parlavo mi è venuta, perché c'è un personaggio, insomma, della storia un po' più recente, però è un personaggio che è Jeff Buckley, un grande musicista morto a 27 anni. Lui parlava, mi è venuto in mente perché quando parlava del fallimento, lui parlava del lusso del fallimento, cioè diceva che quando uno è giovane, a una certa età, può ancora permettersi il lusso del fallimento. Ma è davvero così? Cioè c'è un periodo in cui a un certo punto bisogna smettere di osare, tra virgolette, o di sperare, di sognare, di immaginare qualcosa, perché poi bisogna automaticamente per forza trovare una concretezza? Io distinguerei fra osare e sperare. Io sono uno che spera molto poco, che però credo osa abbastanza, perché personalmente sono un pessimista e difendo il mio pessimismo, perché penso che il pessimismo abbia fatto nella storia dell'umanità molto meno danni dell'ottimismo. E penso che se ci fosse più pessimismo e meno ottimismo, le cose andrebbero meglio. Questa è una mia personale filosofia. Sono uno che tende a non nutrire molto speranze, tuttavia anch'io ho le mie speranze, perché è difficile vivere senza speranze. Osare invece è appunto qualcosa che ha a che fare con la curiosità, con un istinto vitale, e anche con un amore degli altri, nel senso, io ho sempre avuto una grande curiosità per gli altri, cioè mi interessa chi sono gli altri, cosa pensano, cosa fanno, come sono diventati quello che sono diventati, e mi è sempre piaciuto. Questo l'ho sempre fatto anche nel fare politica, anche se naturalmente fare politica ti mette dietro una maschera che spesso è molto rigida. Mi è sempre piaciuto a un certo punto, come dire, spengere le telecamere e parlarsi direttamente, no? Ma tu davvero cosa pensi? Tu davvero cosa fai? Ma perché sei qui? Che cosa hai? E questo mi è sempre piaciuto, perché penso che comunicare, il bisogno di comunicare è un bisogno fondamentale dell'uomo, perché l'uomo è un animale che ha il linguaggio e quindi se non parla muore. Però si parla certo per esprimersi, ma bisogna anche capire, perché se non si capisce non ci si può esprimere, bisogna capire l'altro. Nel parlare si incontra l'altro. Io, diciamo, scrivendo ho pensato anche, non dico di continuare a fare le stesse cose con altri mezzi, questo sarebbe eccessivo. Però, insomma, è un modo di continuare a cercare, questo sì, cercare. Senta, due domande rapidamente, che siamo quasi in chiusura. La prima è perché, insomma, ne parla lei giustamente della comunicazione. La mia domanda è un po' questa. Stando alti, insomma, ma lei vede un po' una difficoltà oggi nel comunicare, soprattutto io parlo della comunicazione politica, ma insomma anche di quello, sì, che poi arriva alla gente, no? Sì, ora, sempre per prenderla larga, noi viviamo, credo, una crisi molto profonda che non è responsabilità dei protagonisti attuali della politica, non voglio dare, non credo sia questo, però viviamo una crisi epocale.
La politica è stata, diciamo, costitutiva della modernità, da Machiavelli in poi, dall'umanesimo, quando nell'umanesimo si è riaffermata la dignità dell'uomo e la capacità dell'uomo di disegnare il proprio destino, diciamo così, si è subito assegnato questo scettro alla politica, cioè si è detto è la politica quella che salverà. La politica è diventata Stato. Lo Stato è stato per 500 anni il fulcro di questa salvezza che gli uomini hanno cercato. Lo Stato non lo è più, il mercato si è mangiato lo Stato. E ormai la dinamica sociale è una dinamica che procede per leggi interne che raramente, diciamo, sono attaccabili, aggredibili dalla politica. L'ultimo grande tentativo di rilancio è stata la rivoluzione d'ottobre, che è finita come è finita. Oggi ci sono altre culture con cui dobbiamo fare i conti, che non hanno nulla a che vedere con la tradizione occidentale, con cui è difficilissimo dialogare e ancora più difficile combattere, perché l'Occidente non ha alcuna intenzione di sacrificare i propri giovani in nessuna guerra, con buona pace dello spirito di Oriana Fallaci, che vuole chiamare l'Occidente a fare... Perché è nella natura dell'Occidente L'Occidente ha fatto moltissime guerre, ma la parabola dell'Occidente è quella dei diritti, è quella del diritto, è quella dell'aspirazione alla pace. Se l'Occidente diventa un Occidente esclusivamente bellicoso, smarrisce le sue ragioni, quindi la sua identità culturale. Avremo a che fare non tanto con il fondamentalismo islamico, quanto con i cinesi, io ho questa idea, penso questo, che è una forma del tutto nuova, perché è l'unica grande potenza in cui lo Stato usa il mercato. Nell'Unione Sovietica lo Stato aveva negato il mercato ed è fallito. Nell'Occidente il mercato si è mangiato lo Stato, cioè la politica. In Cina la politica è a capo del mercato. È una cosa che non si è mai vista. E sta funzionando per ora, perché la Cina sta crescendo a ritmi pazzeschi ed è il vero grande interlocutore dei prossimi anni. E sarà un interlocutore assai... ostico, perché la tradizione culturale cinese non ha nulla a che vedere con la tradizione culturale occidentale. Senta, proprio 30 secondi, perché volevo chiederglielo, insomma, si faceva riferimento anche all'inizio, visto che questo libro è anche in qualche modo un libro generazionale che racconta una storia lunga nel tempo, il passaggio di consegne tra le generazioni, secondo lei è avvenuto e, come dire, è stato un passaggio in rimessa, diciamo così, si è perso qualcosa per strada? No, si è perso il testimone, se il passaggio è il passaggio del testimone, come nella staffetta, sicuramente noi abbiamo perso il testimone. Noi abbiamo, i nostri padri hanno avuto una vita piena nel senso piena di valori, piena di certezze, anche di belle certezze. Hanno fatto l'antifascismo, la resistenza, hanno scritto la Costituzione, sono stati protagonisti del boom economico, sì. Cioè del momento di maggior benessere, di felicità, di fiducia nel futuro, eccetera. A noi è toccato il rinculo, è toccato questo smarrimento. Io non credo che ne abbiamo troppe colpe, io non è che sono molto propenso a interpretare questo nel senso della colpa. Sono piuttosto propenso a interpretarla come il protagonista del romanzo, come un destino, come un qualcosa rispetto al quale c'è poco da fare, perché quando le cose del mondo, di questo insieme complicatissimo e non governabile, si mettono in un certo modo, c'è poco da fare. Grazie mille a Paolo Cocchi, ricorda il suo libro L'inversione di spina, edito da Mauro Pagliai, editore. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a tutti per averci seguito. Telegram termina qui e noi ci vediamo domani. Buona serata a tutti.